Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, Gesù andò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e una grande folla lo seguiva, vedendo i segni che faceva sugli infermi. Gesù salì sulla montagna e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Alzati quindi gli occhi, Gesù vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva bene quello che stava per fare. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente?» Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. Si sedettero dunque ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì a quelli che si erano seduti e lo stesso fece dei pesci finché ne vollero. E quando furono saziati, disse ai discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, cominciò a dire: «Questi è davvero il profeta che deve venire nel mondo». Ma Gesù, sapendo che stavano per venire a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sulla montagna tutto solo. Cari amici, per alcune domeniche la Chiesa ci porta attraverso il Vangelo di Giovanni sulle questioni del cibo, del pane, del mangiare, fino alla vetta più alta, il dono di amore di Cristo: «Voglio darvi la mia carne da mangiare». Gustiamoci passo passo, perché da un passo ne nasce un altro, così come è successo anche a Cristo, questi brani di Vangelo. Oggi ci ha raccontato il grande miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Una grande folla lo seguiva, lo guardava parlare, diceva cose grandi, guardava i suoi prodigi, e Gesù si commuove per tutta quella gente. Letteralmente, il cristianesimo non nasce come religione, ma nasce come la compassione di Cristo all'uomo, a me e a te. Ebbe pietà di tutta quella gente, della loro vita intera. Aver pietà della gente perché non sa il suo destino, e quella gente non sapeva il suo destino, nessuno glielo insegnava. Si è messo Gesù a insegnare. Aver pietà di quella gente che non sa il suo destino e aver pietà di quella gente perché ha fame è lo stesso gesto, è la stessa cosa. Li ha fatti sedere, erano circa 5.000 persone in un prato. Li ha sfamati tutti, hanno mangiato gratis. Gesù è intervenuto sul bere e sul mangiare. Il primo miracolo lo ha fatto a Cana durante una festa di nozze, dove a tutta quella gente è venuta a mancare il vino. E Gesù ha cambiato l'acqua in vino ancora più buono. Oggi la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Così ha reso sacri questi momenti apparentemente banali. Ma nel quotidiano, nei gesti quotidiani, la presenza di Cristo è proprio lì, nel mangiare, nel bere, nel lavorare, nel dormire, nel riposare. Ce lo ricordiamo anche quando Gesù si è messo ad arrostire il pesce in riva al lago ai suoi apostoli. Noi oggi viviamo in un tempo in cui è molto forte la frattura fra il sacro e il profano, come un abisso, come un muro, come se il sacro fosse da una parte e dall'altra ci fosse
solo il profano, invece tutto ciò che è umano è sacro. Per esempio, l'altare è sacro, ma anche la tavola può essere sacra. Dalla tavola dell'altare si diceva alla tavola di casa. L'immagine di questo quadro del Vangelo è bellissima, quella gente lì seduta a godere di quel mangiare, anche di quel bere, perché non è scritto, ma gli aveva portato anche da bere Gesù Cristo assieme ai suoi amici gli apostoli. E ci vengono in mente anche tante storie nostre dove abbiamo goduto dell'amicizia, di una tavola imbandita a festa. Ricordo ancora nelle Dolomiti con i ragazzi, quando c'era la famosa giornata della grigliata, si andava alla sera spostandoci in un prato grande, poi si aspettava che chi ci portava da mangiare, salsiccia, polenta al fuoco, costoliccio, poi un buon bicchiere di vino, poi se faceva anche freddo si poteva tentare anche un goccino di grappa, poi i canti di montagna, il cielo stellato, come a dire, si sta da Dio, come avranno detto quelle 5.000 persone, si sta da Dio. Il cristianesimo, titolava un articolo che mi sono letto in questi giorni, viene mangiando. Tant'è vero che anche nei monasteri, nelle abbazie, sono nate le cose più belle a questo riguardo, sia nel mangiare che nel bere. Pensate, i vini più buoni sono nati proprio in questi monasteri, e così anche la produzione di birra. Ci hanno fatto credere che il cristianesimo è la religione dei divieti, dell'astinenza, dei no. Non è proprio così. Cristo è venuto in terra per farci godere di tutta l'esistenza in tutti i suoi aspetti. Nel mio cammino posso dire con certezza questo. Mi è cresciuto l'entusiasmo per la fede proprio per questo. Il cristianesimo ama tutto. Il cristiano ama tutto e gode di tutta la vita. Cristo non ci toglie nulla e ci dona tutto. Come titolava ancora quell'articolo, siate cattolici, amate la carne, tutta la carne del vivere. Buona domenica.